Tantissimi amici sanmarchesi, non solo, autorità presenti, oggi impreziosite con la vostra presenza una presentazione speciale che nasce innanzitutto dal progetto che oggi prende vita di inaugurazione di questa nuova sede della Biblioteca Comunale di San Marco. Alloggerà nelle sale di Palazzo dei Lardi, quindi nel cuore di Piazza Risorgimento. Sarà uno spazio dedicato alla promozione culturale a disposizione della nostra comunità. Ma questa giornata è anche l'occasione per fare una celebrazione altrettanto speciale, quella di una donazione voluta da Anthony Perrotta di 606 volumi in lingua inglese che faranno tappa nella Biblioteca Comunale di San Marco e animeranno questa sezione, questa donazione voluta da Anthony, portata avanti dai familiari che sono qui presenti al tavolo dei lavori, in primis il fratello Michael, Carmelina Perrotta. Abbiamo anche un'autorità, la definisco, al tavolo dei lavori, perché Carla Ianese è una vicepreside di una scuola di San Jose in California, una scuola cattolica, e quindi anche lei ci aiuterà nella lettura dei brani tratti in inglese. La donazione la introduco brevemente, poi la spiegheranno le autorità al tavolo dei lavori. Nasce da un desiderio espresso da Anthony, il desiderio che nasce un po' dalla volontà da oltreoceano fino a San Marco, di lasciare a questa comunità qualcosa di importante, che avesse un valore importante. E quindi appunto questa donazione, che è frutto di un senso di appartenenza, di un senso di vicinanza a questa comunità, pur non avendola vissuta direttamente, perché la sua vita si è svolta negli Stati Uniti, tra il Connecticut, New Jersey, New York, ha lavorato nell'alta finanza newyorkese, si è avvicinato poi al mondo della scrittura, questo ve lo racconteranno direttamente i familiari. Però grazie all'impegno anche dell'amministrazione, che ha accolto favorevolmente questa generosa donazione, oggi tutto questo è realtà, grazie anche al viaggio che Michael ha accompagnato, no? Superando un po' idealmente diciamo le distanze oceaniche che dividono gli Stati Uniti dalla nostra piccola amata San Marco, e oggi siamo qui a raccontarvi anche questo. A partire da domani questi volumi in lingua inglese saranno consultabili da tutti. Ma riavvolgiamo il nastro, partiamo dalla totalità di questo evento, che è la presentazione della nuova sede della Biblioteca Comunale, e quindi passo la parola al sindaco di San Marco, il dottor Gianni Rossi. Grazie. Buonasera a tutti. Oggi è una giornata molto importante per la nostra comunità, è una data storica perché rinasce con una nuova sede la nostra Biblioteca Comunale. Rinasce vuol dire che siamo all'inizio di un qualche cosa che deve crescere, che si deve costruire con il contributo di tutti, innanzitutto delle istituzioni scolastiche,
con le quali si dovranno creare collaborazioni e progetti. Con le associazioni culturali, come l'associazione Provenza Nino, legata al premio letterario Nino De Blasio, figura di poeta e scrittore che ha dato luce di cultura alla nostra comunità. Con gli scrittori e storici. Con scrittori e storici come il professore Angelo Fuschetto, fonte bibliografica di ogni scrittura su San Marco dei Cavoli, Andrea Ialardi e con tutti coloro, ne cito solo uno, che hanno contribuito e contribuiscono alla diffusione della cultura, come il professore Angelo Antonio Mercuro e tanti altri che possono o potranno dare un contributo culturale per la crescita di questa biblioteca. Il futuro dunque di questa biblioteca è quindi totalmente da creare. Sarà compito mio, dell'assessore Cocca e dell'amministrazione tutta, creare le condizioni affinché questo indiscusso valore culturale, tutte le risorse presenti a San Marco, possano contribuire in maniera decisiva alla crescita della nostra biblioteca. E questo per il bene non di questa amministrazione, ma dell'intera comunità. Spero che sarà la biblioteca di tutti, aperta a tutte le collaborazioni e a tutti quelli che si renderanno disponibili affinché la biblioteca cresca come organizzazione e come dotazione. L'inaugurazione della biblioteca oggi coincide con la celebrazione della donazione dei volumi in lingua inglese, ma non solo, da parte degli eredi, dell'amico Anthony Perrotta, scomparso prematuramente. Ho usato la parola amico non impropriamente, perché Anthony era un mio amico, coetaneo, compagno di infanzia, infatti è nato nel 63, solo due giorni dopo di me, quindi due giorni di differenza. Io ho nitidi ricordi delle estati sanmarchese trascorsi da Anthony a San Marco e del suo indimenticabile accento americano. L'ho rivisto poi da adulto con gli importanti problemi di salute che lo affliggevano, ma che affrontava, devo dire, con grande dignità. Non so chi era Anthony nella sua vita americana, ma questo lo scopriremo stasera dalla voce della sorella, la signora Grandellina. Vorrei però ricordare anche in questa occasione anche i genitori di Anthony, a me molto cari, zio Vittorio e la signora Palmira, e il forte legame che con loro aveva Anthony, che nonostante i suoi problemi di salute veniva spessissimo a trovare a San Marco. Saluto e ringrazio dunque i presenti a questo tavolo, per questo convegno, i relatori, iniziando dal fratello di Anthony, dottor Michael Perrotta, e la compagna Carla, sorella dottoressa Carmelina Perrotta. La donazione di questi volumi in lingua inglese che la famiglia Perrotta ha messo a disposizione della cittadinanza sanmarchese hanno un valore ancora più importante e autentico per gli iscritti in una lingua ormai considerata universale. Questo è un contributo che apprezziamo molto come comunità, perché rappresenta una dote di grande valore che spetta a noi saper preservare e su cui significato e importanza sapranno meglio trattare i relatori di questa sera e l'assessore Cocca, che ci illustrerà il progetto per questa biblioteca. Quello che spetta a me ribadire come primo cittadino è la gratitudine per quanto la famiglia Perrotta, in ragione di quanto Anthony avrebbe voluto, ha voluto corrispondere alla nostra comunità e non solo ad essa. Va dato il massimo merito a questo gesto, come ad altri che io spero e come lo spera tutta la cittadinanza, verranno e vorranno manifestarsi prossimamente da altri donatori, in modo da accrescere il valore di questi spazi come centro di eccellenza del sapere nei prossimi anni, e su cui magari poter realizzare altri ambiziosi progetti di alto valore culturale. Saluto e ringrazio inoltre per la presenza e la collaborazione la professoressa Remonte dell'Istituto Rivatino, per la disponibilità e preziosa collaborazione in ogni attività con e senza la scuola, rimarcando di nuovo il concetto per me fondamentale della indispensabile collaborazione con tutte le scuole per la crescita della nostra biblioteca. Ringrazio il dottore amico Andrea Ialardi per il suo grande impegno, anche quello che mette, diciamo, con il nostro museo della pubblicità, che è stata una sua creatura, una sua idea, e lo ringrazio per questo. La dottoressa Carla Cocca, nostro assessore delegato alla cultura, per il grande impegno e per aver gestito per intero, devo dire da sola, questo evento. All'amico dottor Benito Di Troia, che questa sera vedremo con una nuova veste, per me sarà la prima volta, e un saluto e grazie a Marco Borrillo, moderatore di questo incontro.
concludo con questa considerazione. Oggi siamo nell'era digitale ed è di questi giorni la notizia che alla nostra scuola, e sono solo 6 in provincia di Benevento, e specificatamente al liceo classico Livatino, è stato concesso dal MIUR un finanziamento per la realizzazione di una biblioteca innovativa digitale, e questo quindi ci permetterà di fare un passo in avanti, un passo verso l'avanguardia, verso la digitalizzazione. In realtà nel corso dei secoli ciò che è rimasto e si tramanda di noi prende origine dalla tangibilità delle fonti scritte. Ancora oggi principale elemento da cui attingere conoscenza, inserendola e arricchendola su altri canali digitali. Quel che resta alle generazioni è il punto di origine di ogni contributo del passato, la fonte scritta. L'esempio di ciò è il nostro archivio storico, in parte recuperato, ma che trova oggi motivo di ulteriore attenzione. Quindi ciò che noi celebriamo oggi non è qualcosa di superato, di antico, ma anzi è ancora più necessario. In un mondo in cui si rincorre l'innovazione, non dimenticando le fonti da cui attingere il sapere. È un'opportunità per il futuro di conservare noi stessi e il nostro sapere. Noi oggi vogliamo cogliere questa opportunità e per questo ringraziamo la famiglia Perrotta che con la volontà di donarci volumi di Engel arricchisce noi tutti contribuendo alla tutela di questo sapere a favore di tutta la comunità. A noi spetta conservarlo nel tempo, valorizzarlo ed è un impegno che ci sentiamo di assumerci pienamente. La biblioteca è stata realizzata a questo scopo come contenitore e strumento autorevole e prestigioso di consultazione, preservazione e diffusione della conoscenza che la cittadinanza offre a se stessa e a tutti coloro che vorranno usufruire. Ringrazio tutti per la partecipazione e passo di nuovo la parola al nostro moderatore Marco Borrillo. Grazie. Ha racchiuso un po' tutti i temi che snoccioleremo adesso di volta in volta passandoci un po' la parola, e quindi prima di passare la parola a Carla Cocca che è assessore e curatore di questo evento che appunto si divide anche nel suo titolo tra lettura e scrittura, capiremo anche poi quali sono le direttrici di sviluppo di questa nuova sede della biblioteca comunale, la contestualizziamo. La sua nuova casa sarà il Palazzo Gherardi e qui al tavolo dei lavori abbiamo l'amico stimato giornalista e scrittore Andrea Gherardi, che è anche un po' curatore del palazzo, che ospita intanto tante belle iniziative di cui, come diceva il sindaco, sei anche un po' l'ideatore. Quindi ci faremo raccontare da Andrea un po' il contesto del Palazzo Gherardi. Buonasera a tutti, grazie. E io inizio dicendo che ovviamente ho aderito a questa iniziativa con tutto l'entusiasmo possibile e al mio intervento è stato dato questo titolo che io non ho scelto ma che mi è piaciuto molto, nel senso che è stato, credo l'abbia scelto Carla, che mi è piaciuto molto perché il titolo del mio intervento è La realtà del Palazzo Gherardi. Ecco, io penso che da 5 anni, ormai 6 anni, durante i quali si sono svolti i lavori di restauro, il Palazzo Gherardi che occupa la piazza principale di San Marco può essere diventato una realtà in continua crescita. Abbiamo l'anno scorso inaugurato il Museo della Pubblicità che poi ha tutta un'ala dedicata anche in questo caso a biblioteca ed emeroteca, e con questo nuovo tassello della biblioteca, grazie appunto non solo all'amministrazione comunale che ha riportato in auge la vecchia biblioteca ormai chiusa da anni, e anche alla famiglia Perrotta che ha donato questi volumi di cui abbiamo parlato. In tutto l'insieme, anche devo dire con la Prologo, il centro degli anziani, il palazzo può essere un centro di cultura viva e che si può ovviamente accrescere in ogni modo. Io penso che per tutte queste realtà quella delle donazioni sia forse il modo più bello e più utile alla comunità, e devo dire che anche il museo che io ho creato è stato in gran parte creato con una collezione mia e con oggetti miei, ma è stato arricchito inaspettatamente, devo dire, da donazioni che continuano ad arrivare fino a ieri pomeriggio, e tra le quali cito solo questo, un pianoforte a coda perfettamente restaurato che inaspettatamente ha trasformato questo salone principale che doveva essere una sala convegni in una possibile anche sala concerti. Tutto questo per dire che ogni piccola cosa può essere un tassello utile, e non soltanto i libri di lingua inglese che, come diceva il nostro sindaco, sono ovviamente una lingua internazionale, ma immaginiamo che reperire oggi sul mercato italiano un libro inglese richieda dei tempi, perché bisogna ordinarlo su internet, certo non sono libri in commercio, quindi
la biblioteca di San Marco può essere un punto di riferimento importante, perché oggi è vero, siamo nell'epoca del digitale, siamo nell'epoca delle innovazioni dove tutto si può fare telematicamente, ma questa forse è un'opinione comune, vera, sicuramente verissima, ma non esaustiva, perché tante cose purtroppo la tecnologia non ce le consente. Bisogna sempre partire dal passato per arrivare al futuro e soprattutto al presente di quello che occorre per fare una ricerca. Io vi racconto una cosa che mi è successa l'altra sera, particolare e divertente. È venuto a visitare il museo mio cugino di Colle San Vita, un archivista, accompagnato dal ricercatore di Roma, il dottor Vannozzi. A un certo punto questo ricercatore si è fermato davanti a una libreria e ha visto delle riviste raccolte che mi erano state donate da una mia amica di Napoli. Mi ha chiesto di aprire queste riviste e mi ha detto: io ho fatto una ricerca su un letterato degli anni 30 che aveva fondato un giornale, talmente sconosciuto che adesso al momento non ricordo neanche il nome. Questo letterato aveva fondato e diretto questa rivista che si chiamava La Piccola Italiana per tutti gli anni del fascismo. Con la caduta del fascismo, il giornale La Piccola Italiana, ovviamente con un nome così eloquente, è stato dimenticato, e lui ha scritto una pubblicazione su questo autore, purtroppo senza aver mai visto da nessuna parte, nessuna biblioteca d'Italia, né su internet, né tramite collezioni, un volume di questa Piccola Italiana. Qui a San Marco ha trovato 4 volumi con questa rivista rilegata. Quindi la digitalizzazione di tutto quello che ci sarà, e cioè nella biblioteca di San Marco, nell'emeroteca, nella biblioteca nei quotidiani, diciamo, che possono essere considerate sicuramente un tutt'uno, è quello che la tecnologia può fare. Poi devo dire che la sede è particolare, è prestigiosa, vi dico giusto due parole: il salone dove è stata collocata la biblioteca è il salone della vecchia, di una parte del Palazzo di Elà, ovviamente, era la stanza da letto del generale Di Maio, ha un affresco molto bello realizzato nei primi del Novecento che orna il soffitto, e devo dire ci siamo impegnati con Carla anche per arricchirlo di alcuni mobili antichi che appartenevano parte all'amministrazione al comune e parte al Palazzo Colarusso. Li abbiamo salvati anche questi, manualmente li abbiamo rimessi a posto per cercare di fare una struttura che sia non solo utile ma anche bella e di un certo prestigio. Tutto questo però io invito tutti i presenti, se ciascuno di voi avesse un libro a casa e lo donasse, oggi la libreria della biblioteca sarebbe piena fino all'ultimo scaffale. Quindi io esorto tutti voi a contribuire a far crescere questa istituzione e anche alla collaborazione, perché purtroppo oggi le risorse, lo sappiamo tutti, degli enti pubblici sono sempre più esigue e più ridotte, quindi la biblioteca dovrà essere un luogo aperto, fruibile, e quindi in questo devono essere le associazioni, le scuole. Noi il museo viene gestito dall'associazione del 63 grazie alla Presidente Luisa Tajani, ma insomma è un lavoro di fatica che richiede tanta, tanta volontà da parte di tutti. Quindi io penso che, spero che questa sera siete tanti e tutte queste persone che ci sono stasera contribuiscano un poco, perché tutto quello che si fa resta, lascia il segno e soprattutto può costruire un avvenire migliore per il nostro paese, perché non dobbiamo dimenticare che la cultura è uno degli elementi più importanti, troppo spesso viene trascurata, ma è forse uno degli elementi che non morirà mai e non passerà mai di moda. Quindi grazie a tutti, poi avete modo di vedere tutto quello che il bel lavoro che è stato fatto anche grazie a Michael. Fino ad oggi pomeriggio Michael e Carmelina si sono impegnati per questo lavoro, quindi dobbiamo dire innanzitutto grazie a loro, e io ringrazio invece tutti voi. Tardi, è un nuovo tassello che si inserisce in questo palazzo, nel Palazzo di Lardi, e questo nuovo tassello ha delle direttrici di sviluppo che Carla ha ben chiaro in mente e che adesso l'assessore alla cultura e al bilancio del comune di San Marco ci illustra nel suo intervento. Grazie Marco e buonasera a tutti. Comincio con ringraziare tutti coloro che sono intervenuti a tavola e che interverranno nel corso dell'evento. Un grande ringraziamento va anche a voi, che siete qui per assistere a questo importante avvenimento per il Comune di San Marco dei Cavoli. Avvenimento in cui si coniuga l'inaugurazione della nuova sede della biblioteca in un palazzo prestigioso e la donazione di Anthony Perrotta. Lo considero di grande importanza,
perché finalmente vedrà riallacciato quel filo che si era interrotto qualche anno fa, con la chiusura della biblioteca aperta nel lontano 1989 dall'amministrazione presieduta dall'allora sindaco Matteo Caruto. All'epoca la biblioteca fu istituita a seguito dello scioglimento dei centri di lettura e divenne un punto di riferimento culturale e una risorsa lavorativa per il nostro piccolo paese, a tal punto che tutti se ne ricordano ancora. Nonostante abbia cercato di comprendere il motivo per cui ad un certo punto sia stata dismessa, ogni mia ricerca è stata vana, giacché tra i vari uffici comunali nessuno mi ha saputo dare una risposta definitiva. L'inaugurazione, pertanto, della nuova sede rappresenta una svolta per il nostro paese, che si dimostra sempre aperto alla cultura e all'apprendimento. Non ho intenzione di annoiarvi con un discorso troppo lungo, ma voglio soltanto parlarvi in breve di quello che è e sarà la biblioteca e di come sono arrivata a costituirla così. Partirei innanzitutto da una citazione del grande poeta Petrarca. Interrogo i libri e mi rispondono, e parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore, altri mi insegnano a conoscere me stesso. E questo è il motivo per cui è stata realizzata questa biblioteca. Ognuno deve avere la possibilità di leggere, di ricercare se stesso, di sognare e imparare. Spero che col tempo questo luogo possa diventare un polo culturale e un'attrazione, un luogo di ritrovo di tutta la popolazione sanmarchese. In considerazione dell'evento, difatti, ho tenuto conto di tutte le personalità di spicco del paese, in particolar modo del poeta, scrittore Nino De Blasio. Ho avuto diversi contatti sia con la presidentessa dell'associazione Provenza Mino, Rosana De Blasio, sia con i vari soci al fine di coinvolgerli nel lavoro di risistemazione della nuova biblioteca, dai quali ho ricevuto un forte riscontro. Nel contempo abbiamo già portato avanti delle iniziative per quanto riguarda la scuola lavoro con il liceo classico Livatino, di cui vi parlerà in seguito la professoressa Rosana Trimini, e ho stretto delle collaborazioni con numerose altre associazioni sanmarchese. Ci tengo infatti a coinvolgere in questo ambiente, in particolar modo il forum dei giovani, perché sono consapevole che i ragazzi possano imparare tanto da questo luogo e magari avvicinarsi sempre di più alla lettura, sviluppando anche la lingua inglese, grazie alla creazione dei volumi da parte dei signori Perrotta. Ho già parlato con alcuni ragazzi appartenenti al forum, i quali mi hanno espresso le intenzioni di organizzare numerosi eventi, tra cui un caffè letterario. Allo stesso modo vorrei che il professore Fuschetto, illustre storico di San Marco, al di là delle critiche che mi ha mosso, organizzasse dei corsi sull'approfondimento della storia locale del nostro piccolo Zurigo e in cui mettesse a disposizione di tutti la sua conoscenza e la gran quantità di volumi di cui dispone. Vorrei intraprendere delle collaborazioni anche con l'Associazione degli Anziani, con la cui presidentessa ho avuto già modo di parlare, la quale ne è rimasta molto soddisfatta, e con tutti coloro abbiano delle iniziative interessanti o vogliono fare delle proprie donazioni al fine di arricchire la biblioteca. Nell'organizzare questo evento ho preso poi particolarmente al cuore la donazione dei fratelli Perrotta, con i quali c'è stata una perfetta sintonia sin dal primo incontro, durante il quale Michael mi ha manifestato la volontà di donare gran numero di volumi in lingua inglese alla biblioteca del comune di San Marco di Cavour, per esaudire il desiderio del compianto fratello Anthony, scomparso prematuramente negli Stati Uniti, ma legato profondamente al proprio paese di origine. Ciò che mi ha entusiasmato è stata la voglia, senza chiedere nulla in cambio, di mettere a disposizione della comunità sammarchese la sua professionalità e conoscenza della lingua inglese, al fine di avviare non solo corsi per l'apprendimento e il mantenimento della lingua, ma anche centri di lettura, rivolti in particolare ai giovani, riguardo ai quali mi ha trovato perfettamente d'accordo. Ci tengo a ricordare che le porte della biblioteca dovranno essere sempre aperte. Tutti dovranno usufruirne, magari per studiare, per fare una ricerca, per il semplice piacere di leggere e di incontrarsi. Anzi, farò il possibile per mantenerla viva e dinamica, e sono qui per questo. Un altro aspetto su cui mi voglio soffermare è come siamo arrivati a realizzare questo luogo. Tutto ciò che vedrete, infatti, quando passeremo dall'altro lato, al suo interno, non è stato comprato, ma ricavato dalle altre strutture del nostro comune. Con l'aiuto di cari amici, infatti, che ringrazio anticipatamente, abbiamo spostato i mobili che erano stati abbandonati nell'ex asilo nido
e grazie ad Andrea e al contributo di Luisa sono stati restaurati. È stata creata quindi a costo zero, allo stesso tempo una nuova biblioteca, ma anche un luogo vissuto dove chiunque possa trovarsi a suo agio. Oltre alla struttura di cui mi sono occupata, mi impegnerò in particolar modo a curare la parte amministrativa e burocratica ed ho intenzione infatti di farmi aiutare da persone che hanno già avuto esperienza in merito e che provvederò a contattare e alcune delle quali ho già contattato, al fine di predisporre il regolamento della biblioteca, ottenere perché no il riconoscimento regionale in modo da poter chiedere dei finanziamenti e dare nuove opportunità lavorative. Sarebbe un sogno questo. Prima di concludere il mio discorso però, mi perdonerete un piccolo disappunto alle critiche che mi sono state mosse in relazione all'organizzazione che ho portato avanti e all'intitolazione della biblioteca. Sono dell'idea che la biblioteca sia di tutta la comunità sammarchese, dove ognuno possa sentirsi libero di intraprendere delle iniziative e o dei progetti. Ho riversato all'interno di questo progetto il mio modo di pensare, di fare attività amministrativa, mettendo in primo piano gli interessi della collettività. La mia idea è che un amministratore debba sempre garantire regole trasparenti, omogenee e insindacabili, che garantiscono diritti e doveri nei confronti di tutti. Allo stesso modo, ho contribuito a realizzare questo progetto imprimendovi le stesse idee e regole. Non sono riuscita a capire pertanto le critiche sollevate in tutto il paese e rivolte solo ed esclusivamente a creare pettegolezze di cerchie popolari, senza capire l'importanza di ciò che si sta costruendo. L'intestazione delle sale della biblioteca, a mio avviso, non può avvenire facendo prevalere la tesi dell'uno o dell'altro, ma semplicemente osservando le norme in materia, la volontà dell'amministrazione in carica e in primis l'opinione pubblica. Per il momento non vi è alcuna intestazione di sale, ma tutte le donazioni conflueranno nella sala affrescata della biblioteca. Concludo pertanto questo mio intervento ringraziando ancora una volta i fratelli Carmelina e Pierrotta Michele per la generosa donazione dei volumi in lingua inglese alla biblioteca del comune di San Marco di Cavoti e per tutto il sostegno che mi hanno dato. La presidentessa dell'associazione Provenza Mino, dottoressa Rosana De Blasio, grazie alla quale spero la biblioteca a breve si arricchirà di una successiva donazione di libri del poeta Mino De Blasio. Tutte le associazioni sammarchesi, tra cui Forum dei Giovani, Associazione degli Anziani, Proloco, Associazione Noi del 63 ed in particolare la Presidentessa Luisa, Associazione Folcloristica Fontanella, Protezione Civile, Associazione Fitel, Misericordia e tutte le altre di cui in questo momento potrebbe sfuggirmi il nome. Ringrazio inoltre la professoressa Rosana Tremonte, lo scrittore Andrea Ladri, il sindaco per avermi dato questa grande opportunità, tutte le persone che mi sono state vicine, che mi hanno aiutato facendo il possibile e non dicendo mai di no, di cui non faccio i nomi perché se ne dimenticassi qualcuno me ne dispiacerebbe molto, e tutti voi che ci avete onorato della vostra presenza. Grazie ancora a tutti voi. Questo appuntamento, di questo convegno, e però parliamo anche di quali possono essere i punti di connessione un po' fra questo progetto e quello che dicevamo prima, quindi lo sviluppo di questo progetto. E un punto di connessione importante potrà essere certamente quello con il mondo della scuola. Per questo con la professoressa Rosanna Tremonte del Liceo Classico di Patino cercheremo di capire anche questo, in che modo potrà strutturarsi o che significato potrà avere. Sì. Buonasera a tutti. E grazie all'amministrazione, al sindaco dottor Giovanni Rossi, all'assessore alla cultura dottoressa Carla Cocca e alla famiglia Perrotta per l'invito. Grazie da parte della nostra scuola e della dirigente professoressa Maria Gaetano Iansito. Congratulazioni a tutti per aver voluto rivitalizzare la biblioteca comunale, collocandola in un luogo centrale, oltre che pregevole per le motivazioni che ci ha illustrato Andrea, e quindi ponendo al centro della nostra comunità la cultura e un luogo di cultura. Mi auguro, sono certa anzi,
come cittadina, come genitore e come docente, che diventi presto un ambiente vivo, un punto di riferimento in cui tutti, ma in particolare i nostri giovani, possono trovare accoglienza e stimoli nuovi che li accompagnino nel piacere della conoscenza. Una biblioteca, piccolo o grande che sia, non è semplicemente, come dice in maniera riduttiva l'etimologia greca del nome, biblion, libro, teche, deposito, un deposito di libri, un contenitore asettico dove sono alloggiati oggetti senza anima, ma tutt'altro, un luogo vivo costruito intorno ai libri che un'anima ce l'hanno, spesso ne hanno tante. È uno spazio positivo di incontri e inevitabilmente di crescita. Le nostre piccole comunità hanno bisogno, ora più che mai, di istituzioni e luoghi da riconoscere come propri e in cui riconoscersi. La nostra scuola è da sempre molto attenta nell'incoraggiare i ragazzi al confronto, alla conoscenza in generale e alla lettura, tanto da essere risultata vincitrici, pochi anni fa, di ben due puntate dell'importante trasmissione televisiva della RAI Per un pugno di libri, che si occupa proprio di letteratura, ed aver partecipato più volte alle trasmissioni di Corrado Augias e Concita De Gregorio, che lo stesso si occupano di libri e incontri con autori. Altrettanto importante e stimolante è la responsabilità assunta dai nostri ragazzi negli ultimi anni, divenendo la giuria giovani del prestigioso premio letterario Nero su Bianco, da cui sono scaturiti stimoli di grande qualità e raggiunti eccellenti traguardi. Ringrazio pertanto l'amministrazione per aver pensato agli studenti del liceo come interlocutori anche per attività di alternanza scuola-lavoro presso questa biblioteca. Si parte, secondo me, nel modo più positivo, dinamico e moderno possibile. La si propone non solo come luogo pubblico di fruizione, ma anche come ambiente di lavoro per i giovani, esercizio alle attività della biblioteconomia e a tutto il mondo che ruota intorno, dall'allestimento delle mostre agli incontri con le autore e tutte le altre cose che sono già state, le altre proposte già lanciate. Sarà un onore, oltre che un piacere, avviare una collaborazione. Naturalmente attendiamo l'avvio dell'anno scolastico per la definizione del format, l'individuazione di tutor interni e esterni, la pianificazione dei lavori e l'espletamento di tutto quanto la burocrazia richiede. Prima di salutare mi ricollego a quanto aveva già accennato il sindaco, al progetto Affine che si è attivato nella nostra scuola, approvato proprio il mese scorso e che ha risposto ad un bando pubblico nazionale, Biblioteche scolastiche innovative, con il titolo Biblioteche, creatività e innovazione tra gli scaffali. Il progetto è stato presentato dalla nostra scuola su un disegno della professoressa Laura Caruso, responsabile di sede, e si è classificato al 158° posto su oltre 3.000 progetti candidati. Prevede la catalogazione digitale del patrimonio librario della scuola, l'inserimento nella rete delle biblioteche scolastiche digitali, la redazione di quaderni periodici dedicati alla pubblicazione di tutti i lavori svolti all'interno della scuola, sia quelli già conclusi che quelli che si andranno a svolgere, e anche tutta una serie di attività che dalla scuola si apriranno al territorio e che sicuramente troveranno una loro continuità con la biblioteca comunale. Chiudo con una considerazione molto positiva. Due istituzioni locali, il comune e il liceo, stanno investendo sulle biblioteche. Questo racconta non solo una sintonia di intenti, ma anche una condivisa volontà di investire sulla cultura e offrire spazi stimolanti alla comunità e prime fra tutti ai giovani. Ragazzi, approfittatene. Auguri e buon lavoro a tutti. Ringraziamo la professoressa Tremonte e adesso idealmente ci spostiamo sul secondo filone di questo appuntamento, quello che attiene un po' più alla sfera intima di Anthony. Chi era Anthony? I ricordi della famiglia, la passione per la scrittura. Lo facciamo con gli autorevoli relatori al tavolo dei lavori, che poi sono i familiari di Anthony, e quindi per prima la sorella, la professoressa Carmelina Perrotta.
Buonasera a tutti. Un saluto e un grazie al sindaco dottor Giovanni Russi, all'amministrazione comunale, ai componenti di questo tavolo e a tutte le persone qui presenti. Io leggerò il mio intervento sperando di non essere sopraffatta dall'emozione. Sembra ancora impossibile che quella che a me personalmente sembrava in un primo momento un'idea vaga e difficile si stia veramente realizzando. Alla morte di nostro fratello Anthony, io e Michele ci siamo trovati con l'eredità di circa 1000 volumi che egli aveva accumulato nel corso della sua vita. 250 li abbiamo donati alla sua università di Fairfield University nel Connecticut e gli altri avremmo potuto offrirli in altre donazioni in America. Ma sapevamo che il desiderio di Anthony era di portarli più a San Marco, dove trovare una collocazione. Quando abbiamo espresso all'amministrazione comunale il desiderio di donare al comune questi volumi, la nostra proposta è stata subito accolta, anche perché veniva a coincidere con il loro progetto di ripristinare la funzionalità della biblioteca comunale. Se oggi siamo qui a dare il via a questa biblioteca, che tutti ci auguriamo possa essere un ulteriore patrimonio per il nostro paese, dobbiamo ringraziare l'assessore avvocato Carla Cocca e mio fratello Michele per il lavoro svolto. Loro hanno creduto e hanno lavorato molto a questo progetto, con il supporto e la condivisione di tutta l'amministrazione. Per noi è un orgoglio che i primi libri che faranno parte della biblioteca siano quelli di Anthony. Tutti ci auguriamo che nel futuro si possa ampliare sempre di più con altre numerose donazioni. Sono libri in lingua inglese, ma questo, per i giovani che vivono in un mondo che ormai è senza frontiere, siamo certi sarà un valore aggiunto. Abbiamo voluto integrare questo evento con momenti e discorsi dedicati ad Anthony. Chi era Anthony? Tanti di voi presenti lo hanno conosciuto, parenti, vecchi amici coetanei, nuovi amici, conoscenti, perché lui veniva sempre a San Marco. Sono poche le estati che non ha trascorso qui. Il legame con il suo paese è stato sempre forte. Era e si sentiva un cittadino di questa comunità. Questa serata è per noi tutti un momento importante perché vede la realizzazione di qualcosa di valido e significativo per tutti i sammarchesi. Ed io ringrazio tutti i cittadini per aver dato ad Anthony l'opportunità di lasciare al suo paese un ricordo che durerà negli anni e di ricevere in cambio la possibilità che il ricordo del suo nome rimanga in avvenire nella sede del Palazzo Ilardi, una sede antica, ma predisposta ad accogliere iniziative nuove e quindi proiettata verso il futuro. Per tutti noi della sua famiglia questo è un grande onore. Questo che stiamo vivendo è un evento positivo e il ricordo di Anthony questa sera deve essere un ricordo di gioia. È vissuto in mezzo a noi sempre con il sorriso sulle labbra, lasciandoci un esempio di grande forza di volontà. Ha trascorso le giornate dell'ultimo periodo sottoponendosi ad uno sforzo fisico terribile, ma con uno spirito sempre costruttivo e affabile. Nel corso della sua vita ha costruito un curriculum professionale e relazionale denso e significativo. Si era laureato in alta finanza presso la Fairfield University e ha lavorato a lungo a Wall Street. Ma io vorrei soffermarmi sugli ultimi anni della sua vita, durante i quali ha espresso al meglio la sua personalità, cioè ricordare il suo impegno quale volontario presso il MoMA, Museo di Arte Moderna di New York. Egli era felice in quel luogo, per stare in mezzo a tanta bellezza, a contatto di tanta gente, tra le opere d'arte che il museo accoglie. E poi la sua partecipazione al gruppo letterario MFA di scrittura creativa di Fairfield.
In questo periodo ha prodotto alcuni scritti in linea con l'obiettivo che il corso si prefiggeva. A noi in particolare è piaciuto il suo primo libro, Me and McCoy, del quale ora vorremmo leggervi qualche brano per allietare l'evento e per conoscerlo meglio. Ringrazio ancora tutti voi per essere qui questa sera. Ringrazio le persone che hanno fatto parte del tavolo del convegno, il sindaco Carla, i maestri musicisti, Don Luigi, Valeria Bellotta, per aver messo a disposizione di questa realizzazione le sue competenze professionali e chiunque si sia predisposto a questo evento con un pensiero di benevolenza verso Anthony. Grazie. Dunque, sul retro del programma di questo appuntamento, gli organizzatori hanno scelto di mettere in luce una frase ed è una nota di introduzione che noi vogliamo sfruttare per andare anche nel vivo di quello che abbiamo preparato, Michael. Quindi adesso Michael ce la leggerà, poi cercherò io di spiegarvela in sintesi e di spiegarne il significato. Buonasera. Io lo leggo in inglese. I tried to abandon this idea, but I did so with the consciousness that I was outraging my true nature, and that sooner or later I should have to settle down and write books. Ecco, se volete io ve la traduco. Così a braccio è difficilissimo. Però il significato è questo: cercai di abbandonare questa idea, ma lo facevo con la consapevolezza che stavo oltraggiando la mia vera natura e che prima o poi avrei dovuto mettermi a sedere e scrivere libri. Questo è un passo di un libro di George Orwell, Why I Write, in cui spiega il perché scriveva. Ed è stata scelta proprio perché rispecchia un po' il percorso e il sentimento di Anthony, che cullava in sé questo sogno evidentemente di diventare uno scrittore, a cui a un certo punto ha dato libero sfogo, reiscrivendosi alla Fairfield University che raccontava prima la sorella Carmelina, per seguire stavolta un master in scrittura creativa. Da qui è nata anche la sua arte di scrittura, no? E ha messo a punto il suo primo lavoro, il suo primo libro, intitolato Me and McCoy, storia di due giovani amici che crescono nel New Jersey e delle loro disavventure negli ultimi giorni d'estate prima di iniziare la scuola superiore. Il libro è questo, e magari lo poggio qui così potete vederlo tutti, è in pubblicazione se non sbaglio in questi giorni proprio in America, e diciamo che la trama, qualche appunto che ho preso, diciamo, il romanzo si sviluppa con una serie di racconti umoristici e nostalgici che segneranno il passaggio dei due eroi e della loro amicizia dall'infanzia all'adolescenza. Come scrisse lo stesso Anthony, un'ottima lettura per ragazzi, specialmente se propensi al riformatorio. Insomma, in chiave ironica, per rendere anche un po' la leggerezza e lo spirito ironico della sua scrittura. Adesso leggeremo, grazie a Carla Ianese, che abbiamo presentato in apertura dei lavori, alcuni passi, i più significativi, di questo libro in pubblicazione. E lei li leggerà nella versione originale e la professoressa Carmela Perrotta invece ci aiuterà a tradurlo in italiano e con il sottofondo musicale dei maestri Lello Spinarelli e Achille Costanzo, e quindi lo spazio a loro. Me and McCoy were going to his house. More like a poor side of Mississippi than Jersey. His family wasn't that much poorer than anyone else in town, but they had a litter of boys and girls to feed. Their ages were strewn from second grade to college. Some of them Irish twins, all of them with some shade of blonde hair and blue eyes. Once we walked in,
I saw his older brother, Donnie, who had slightly darker hair and was more freckled than his brothers and him. I flopped down on the couch, sitting on the recliner, watching TV. Without bothering him, I flopped down on the couch, which seemed to belong more on a garbage heap than in a living room. I tried very hard not to think about what might be under those cushions. The couch was upholstered with a checkered pattern material, though on closer inspection, some checkered squares were actually rips and holes in the fabric, which revealed dark, mango, flesh-colored, foam-filled cushions. Io e McCoy stavamo andando verso casa sua. Abitava in una zona piuttosto squallida, tanto che sembrava di stare più nel Mississippi che nel Jersey. La sua famiglia non era più povera di tante altre in paese, ma aveva una nidiata di ragazzi e ragazze da tirare su. La loro età variava dalla seconda elementare all'università. Alcuni di loro erano gemelli irlandesi, cioè nati a distanza molto ravvicinata. Tutti avevano capelli con riflessi biondi e occhi azzurri. Una volta entrati, ho visto suo fratello maggiore Dani. Dani aveva i capelli leggermente più scuri ed era più lentigginoso di suoi fratelli e delle sue sorelle. Era seduto sulla poltrona a guardare la TV. Senza disturbarlo, mi sono buttato sul divano, che sembrava far parte più di un mucchio di spazzatura che di un salotto. Con molta difficoltà cercavo di non pensare a quello che poteva esserci sotto quei cuscini. Il divano aveva un rivestimento a scacchi, anche se a ben guardare alcuni quadretti erano in realtà strappi e buchi nel tessuto e rivelavano l'interno color mango scuro riempito di spugna color carne. Me and McCoy were still feeling the disappointment from our failed attempt at heisting the parking meter. That night, with the whistling of Fat Cop Andy behind us, I rode my bike home fast, despite of the weight of pick sacks getting in the way of steering. Whenever one of our plans would go astray, me and McCoy had worked out our failed plan back mode. We would split up and run to our homes and hide out. Io e McCoy sentivamo ancora la delusione del fallimento. Eravamo frustrati per non essere riusciti a sradicare il tachimetro posto lungo la strada principale, per poi dividerci i soldi che conteneva. Quella notte, con lo sbirro e il grassone che fischiava dietro di noi, rincorrendoci, siamo corsi sulla bici verso casa, pedalando all'impazzata e mettendo in atto la tecnica concordata. Ogni qualvolta un nostro piano sarebbe fallito, io e McCoy ci saremmo divisi e avremmo raggiunto casa percorrendo strade diverse per mettere in difficoltà chi ci inseguiva. Me and McCoy, as usual, split the money right down the middle. $30 from sprucing up the client's yard. $15 to each of us. We were more than happy. McCoy changed the subject. We should celebrate. We should save for the amusement park. We're rolling in dough from our two jobs, Father Ronald and the clients. Stop being a worrywart. Haven't I always pulled us through? Io e McCoy, come sempre, dividemmo i soldi a metà fino all'ultimo centesimo, $30 per aver tagliato l'erba del prato del giardino dei Cloy, $15 ciascuno.
Noi eravamo più che felici. McCoy subito propose: dovremmo celebrare. Io subito risposi: dovremmo risparmiare per il Luna Park. Ma lui ha insistito: adesso abbiamo due lavori, da padre Ronald e dai Klein. Finiscila di essere così preoccupata. Ce la siamo sempre cavata, e sempre grazie a me. He paused in reflection, then said, Johnny, I know that McCoy means a lot to you, especially now, but you're a really bright kid, really, really bright, much, much smarter than I ever was at your age. Dad! He put his hand up, stopping me from talking. Johnny, you have a very big future ahead of you. Your mom and me are so proud. You've got into Grant Wood Science, full scholarship. Forget about McCoy and let him be who he is going to be. You don't need to go down that road with him. He's like the brother I never had. Mio padre si concentrò a riflettere, poi disse: Johnny, lo so che McCoy significa molto per te, specialmente adesso, ma tu sei davvero un ragazzo brillante, molto, molto più in gamba di come ero io alla tua età. Poi alzò la sua mano impedendomi di rispondere. Johnny, tu hai un grande futuro davanti a te. Tua madre ed io siamo così orgogliosi di te. Sei entrato alla scuola scientifica di Grantwood. Dimentica McCoy, lascialo diventare qualunque cosa lui diventerà. Tu non hai bisogno di percorrere la sua stessa strada. Papà, lui è come un fratello per me. È il fratello che non ho mai avuto. I closed my eyes and thought of McCoy. The bus ride from my job in Manhattan back to my home in Jersey lulled me to think of that summer. It's hard to say if that vast collection of memories, whether the happy ones outnumber the sad ones, however, they were memorable, every single one of them. But everything in that period also seemed so extremely hard. Yet, now, as time passes, those very events still bring a smile to me. Or when I think of how Eddie might say things like, the grass is always greener where you water it. It was exciting to have a friend like Eddie McCoy. Those summers we shared were full of hijinks and low morals. But the truth be told, nobody ever looks back on their life and remembers the night they went to bed early and got plenty of sleep. Ho chiuso gli occhi e ho pensato a McCoy, la corsa dell'autobus da Manhattan dove lavoravo, che mi riportava a casa, cullandomi mi spingeva a pensare a quell'estate. È difficile dire in quella vasta collezione di ricordi se quelli felici superavano quelli tristi. Tuttavia ogni singolo ricordo era memorabile. Ma in quel periodo tutto sembrava anche terribilmente difficile. Adesso, col passare degli anni, il pensiero di quegli eventi mi regalano sempre un sorriso. O quando penso a come McCoy spiegherebbe le cose. Per esempio, l'erba è sempre più verde dove la innaffi. È stato così eccitante avere un amico come Ed McCoy. Quelle estati che abbiamo condiviso sono state piene di forti trasgressioni e poche regole, ma la verità è che nessuno, guardando indietro negli anni, si
Si ricorda di quelle sere che è andato a letto presto e ha dormito tranquillo per tutta la notte. Eccetera, eccetera. E allora ci addentriamo nel finale di questo appuntamento e la parola adesso andrà a un attore importante di questo viaggio ideale tra gli Stati Uniti e San Marco dei Capodi, di questo ponte che unisce un po' nel segno di Anthony questa generosa donazione che sta anche abbastanza colpendo, diciamo, chi è qui per l'umanità che si cela anche dietro certe storie. E quindi la parola al caro Marco. Sente? Finalmente sono felice. I'm finally happy. Cos'è c'è scritto su un file che Anthony aveva sul desktop, del desktop del suo PC? Solo queste parole e una foto che lo ritraeva sorridente. Ero lì che cercavo documenti importanti sul suo computer e quel file, che risaliva da appena due giorni prima della sua scomparsa, certamente si riferiva al fatto che stava per raggiungere forse uno dei traguardi più importanti della sua vita, conseguire il master in scrittura creativa. Per la verità, il semplice essere ammesso al percorso che aveva rappresentato una bellissima vittoria, dato che si tratta di un master in cui vengono ammessi massimo 16 persone all'anno, ma il vero valore, il significato del ricevere e portare a termine quel triennio di studi era in realtà quello di aver fatto finalmente qualcosa di concreto per seguire la propria passione. Questo era il significato di quel diploma. Ci sono riuscito a 52 anni, ne ho avuto il coraggio. Ho dato finalmente spazio a quella passione che per troppo tempo avevo deciso di ignorare. Il diploma però sono stato io ad andarlo a ritirare. L'università infatti mi chiese di farlo al posto di Anthony e così feci. Per l'occasione avevo preparato un discorso dove intendevo raccontare chi era mio fratello, magari leggere qualcosa dei suoi scritti, ma quando arrivai lì scoprì con grande sorpresa che tutti i partecipanti, dai professori agli studenti, conoscevano bene mio fratello, tanto da dedicargli ognuno la lettura di qualche sua poesia in stile haiku e di altre sue composizioni. Mi trovai quindi costretto a improvvisare lì su due piedi un nuovo discorso. Pensai allora che l'unica cosa che potessi aggiungere e che loro non avrebbero potuto immaginare era il commento che avrebbe fatto Anthony se fosse stato seduto lì in platea. Anche se avevo trascorso più di 40 anni nel mondo della moda, infatti lui avrebbe detto: ma che cavolo ti sei, con che cavolo ti sei vestito, Michael? Era una persona sorridente e sempre con la battuta pronta. Nonostante tutto, ed era così che volevo ricordarlo, suscitando una bella risata durante quella cerimonia così toccante. Ha detto sorridente, ma c'è anche un'altra qualità. Scusate, ho detto sorridente, ma c'è anche un'altra qualità di cui devo necessariamente parlare se voglio far capire chi era mio fratello e perché oggi siamo qui. Questa qualità era la sua capacità di incoraggiare gli altri, di spronarli a non mollare. E non lo faceva solo a chiacchiere, ma con fatti concreti. Uno dei suoi detti preferiti era: non basta dare un pesce,
bisogna insegnare a pescare. Ed era proprio quello che facevo, col suo prodigarsi concretamente con gli altri. Ad esempio, quando io iniziai a usare il computer e lo chiamavo ogni due minuti per sapere come fare questo e quello, lui mi aiutava. Ad un certo punto però mi disse: ehi Michael, mi sembra che ti devo insegnare a pescare, così puoi fare da te e non viene a rompere a me. Scherzi a parte, era sempre presente per la famiglia, gli amici, certo, ma anche per tante, tante persone che conosceva appena. E non ho avuto l'ennesima conferma. Se mai ci fosse stato bisogno, quando la cerimonia di consegna dei diplomi, uno studente è venuto a dirmi: se non fosse stato per il supporto di Anthony, non avrei mai riuscito a diventare scrittore, perché non avevo il coraggio di far leggere i miei scritti, ed Anthony è stato il mio primo lettore e mi ha sempre incoraggiato a continuare. Credetemi, chi sa perfettamente, chi scrive sa perfettamente quanto sia difficile far leggere la prima volta qualcosa di proprio. È un po' come mettersi a nudo. Perciò il primo lettore non è mai una persona a caso. Sapevo di cosa parlavo quel ragazzo e capii così che non ero l'unico in quel momento a soffrire per la sua mancanza. In questa sua inesorabile voglia di prodigarsi per gli altri rientra anche il progetto di questa biblioteca. Io e lui ne avevamo parlato e avevamo deciso che prima o poi l'avremmo fatto. Avremmo creato una biblioteca per quelli che avevano conosciuto i nostri genitori, per le persone di San Marco, per i loro figli e nipoti. E avremmo finalmente liberato le nostre case di tutta questa roba. Perdonate le battute, ma non vorrei che questa giornata fosse troppo segnata dal nostro lutto, che nonostante tutte queste cose, la biblioteca, il diploma, la pubblicazione del suo primo libro, comunque non è meno doloroso. Tornando a noi, quando è venuto a mancare ho deciso che questo progetto della biblioteca doveva essere portato a termine, o almeno avrei fatto tutto il possibile per farlo. Questa cerimonia, così come quella dell'Università di Fairfield, non è tuttavia un punto di arrivo e per me piuttosto un punto di congiunzione tra il passato e il futuro. Attraverso le donazioni che abbiamo fatto del patrimonio dei libri di Anthony, non solo al Comune di San Marco, ma anche all'Università di Fairfield, Anthony continua a parlarci, incoraggiandoci ad essere migliori, ad avere sempre sete di sapere. A volte lo farà con le parole dei grandi classici come Shakespeare, a volte con quelli di autori moderni come Hemingway, Faulkner e contemporanei come Quentin Tarantino. E grazie alla sua donazione nascerà un nuovo palcoscenico di incontro culturale di ogni sorta, con letture dedicate a singoli autori o ad argomenti, presentazione di libri, convegni, o almeno questo è il proposito dei nostri familiari, che speriamo sarà condiviso anche dagli amministratori presenti e futuri. Vorrei quindi ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questa giornata e la realizzazione di quello che era il desiderio di Anthony. Quindi l'amministrazione, specialmente delle persone del sindaco Gianni Rossi e dell'assessore Carlo Cocca, che ha preso a cuore questo progetto, tutti coloro che sono intervenuti a questo tavolo, che sono riportati nel programma, quindi non mi dilungo in nomi, cognomi e codici fiscali, e voi presenti, amici, parenti e concittadini, e a voi che infatti dedichiamo questa biblioteca in lingua inglese. Due persone che senza di loro io non sarei potuto riuscire a fare tutto questo da me. Uno è Pina Michele e l'altra è Valeria Perrotta. Grazie a tutti.
quando ho iniziato a pensare a cosa poter dire in questa occasione, mi è venuto in mente quasi subito una canzone che Anthony amava moltissimo e rispecchiava davvero il filo conduttore della sua vita, e perciò ho pensato di tradurla per voi. Però prima di andare lì vorrei leggere una cosa che mi è arrivata ieri sera. Ho ricevuto queste due parole dalla nostra cugina, il coronatrice lontano, la quale ha sentito questi sentimenti. E la leggo. Anthony ti colpiva subito intensamente appena lo conoscevi, e poi capivi il perché. L'immagine più rappresentativa della sua persona era il sorriso. Un sorriso simpatico perché coinvolgente, sorriso disincantato di chi guardava il mondo un po' dall'alto e lo osservava nel profondo, con quella saggia ironia che è così raro, ma fa tanto bene incontrare. Sorriso di gioia, di chi si tuffa nella vita e a volte rischia di esserne soffocato, a volte ne è entusiasmato, a volte spaventato, ma alla fine l'affronta. La via con forza e coraggio, tanto coraggio e soprattutto rimanendo sempre fedele a se stesso. Perciò non c'era forse modo migliore per condurre questa emozionante cerimonia realizzata grazie all'amore della famiglia e alla sensibilità culturale dell'amministrazione, che dedicare a Anthony una canzone splendida e famosissima e ricordarlo così, My Way. Quando ho pensato cosa poter dire in questa occasione, mi è venuta in mente quasi subito questa canzone per Anthony. Per quello l'ho tradotta in un modo di sentimento, non letteralmente. La canzone resa famosa da Paul Anka e ancora di più da Frank Sinatra è My Way. Anche Torito di Troia, diciamo, impreziosirà questo momento musicale. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Quando Mike mi ha invitato a chiudere questo evento cantando una canzone, la canzone che preferiva appunto Anthony, io non ho avuto alcuna esitazione. Io ritorno a un'antica passione, quella di cantare, perché Anthony merita, perché è un ragazzo, come l'ho conosciuto io, un ragazzo pieno di energia, di forza vitale, e credo che abbia avuto la forza di vivere la vita e affrontare la vita con coraggio e grande ironia, alla sua maniera. And now the end is near. So I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, all each uncertain. I'll live, I'll update full, I'll travel each and every highway, but more, much more than this, I think it my way. Adesso che la fine è qui e affronto l'ultimo sipario, amico mio, te lo dirò chiaramente, le cose stanno così. Ne sono certo, ho vissuto una vita intensa, ho percorso tutte le strade possibili, ma soprattutto quel che importa è che l'ho fatto a modo mio. Regrets, I have a few.
mission. I did all I had to do. And so it's true, without exception. I plan each other. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I lost more than he could chew. But through it all, where there is not, raccontarle. Ho fatto quel che dovevo fare, le ho vissute tutte, senza eccezioni. Ho programmato nel dettaglio ogni percorso, ogni passo lungo il sentiero. Ma quel che importa molto di tutto questo è che l'ho fatto a modo mio. Sì, ci sono state volte, sono sicuro che l'hai saputo, in cui ho dato morsi più grandi di quel che potessi ingoiare. Ma in tutto ciò, quando avevo un dubbio, ho tenuto duro fino all'ultimo boccone e poi l'ho sputato via. Ho affrontato tutto a viso aperto e sono rimasto a testa alta. E anche qui l'ho fatto a modo mio. I look at mine, then my fill, my share of losing, and now, at its size, I find it tall, so amusing. In a shy way, oh no, not me, I'll do it my way. For what is a man, what has he got? In all himself, there is not to say the thing. Le lacrime si calmano, trovo tutto davvero divertente a pensare che ho fatto tutto questo, e se me lo consenti, non in modo timido. Oh no, io proprio no, io l'ho fatto a modo mio. Cos'altro è un uomo? Cos'ha se non se stesso, se non la forza di dire le cose che davvero sente, e non con le parole di uno che si piega. Per essere precisi, tu sai che ne ho prese tante, è vero, ma sempre a modo mio. For what is a man, what is it got? You know myself.
Ci avviamo alla conclusione di questa cerimonia. Voglio solo esprimere una parola fuori programma, spero mai non faccia piacere. L'ho incontrato giorni fa, mi raccontava di questa iniziativa, eravamo a via Roma, io ero nei pressi del mio negozio, e lui mi raccontava di questa cerimonia, mi raccontava di Anthony, mi raccontava di una donazione. Tornò dopo due minuti con un libro in mano e una dedica che mi è piaciuta molto e mi ha colpito. Quando ti troverai in un video della tua vita, segui il tuo cuore e non sbaglierai. Se Anthony, come hai raccontato tu, era in grado di stimolare tanto gli altri, l'hai realizzato molto bene, lo hai fatto con me, spero lo farai con tutti ed è molto apprezzato. Grazie. Il sindaco consegnerà questa targa ricordo per ringraziare della generosa donazione, il minimo che potevamo fare nei confronti di lui. È un gesto così bello. Grazie. Dunque, l'amministrazione comunale a Anthony Perrotta per la donazione dei volumi in inglese alla biblioteca comunale di San Marco di Cavoglio. Dunque adesso ci trasferiamo tutti dall'altra parte della piazza, quindi al Palazzo dei Lardi. Lì ci sarà la cerimonia del taglio del nastro nelle nuove sale della biblioteca, officiata dalle autorità presenti, credo anche dal parco, e con visita ai musei o in fresco di chiusura. Grazie a tutti. Sì, uno vede, vede, uno vede, vede. Sì, sì, sì. Cosa? Uno vede, vede, uno vede. Sì, sì. Mi ha sorpreso. Benissimo, benissimo. Non lo sapete che no, ah, cioè, non ho pensato, no. Vai, no,
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Grande tu sei, Signore Dio nostro. In molti modi ti sei rivelato agli uomini e nella Sacra Scrittura divinamente ispirata ci hai trasmesso il dono inestimabile della tua parola. Ascolta la nostra preghiera e benedici quanti frequenteranno questa biblioteca per coltivare le scienze e le arti. Fa che da onesti indagatori del vero, illuminati dalla sapienza del tuo Verbo, orientino i loro sforzi alla costruzione di un mondo più umano. Per Cristo nostro Signore. Amen. La mia Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, in ricordo del nostro battesimo e della nostra adesione a Cristo Signore. Amen. Amen. Hanno venduto molte cose.